tale quale con Ma Stasera, Marco Mengoni. Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami, che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Quel sorriso ormai è un po' amico, scherzo impazzito, adesso che vuoi? Guarda il cielo, portami indietro e mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri? Poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, ti spero con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena. Per raggiungerti dovrò lasciarti andare. Ma stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi, ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come l'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena. E per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Quanto mi odio quando tu mi fai sentire come un'idea che vuoi bruciare. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi, ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come l'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Grazie. Bravo, cioè, spazzato l'incubo. Via. Non via, è mai esistito. Ma stasera. Stasera tutto bene, no? Che dici, Malgioglio? Devo dire che adesso divento più serio. Allora, Mengoni ha un'estensione vocale straordinaria, grande presenza scenica. Tu ce l'hai messa tutta, però anche quando ti muovi mi sembravi un po', che non so, l'orso Balù. A differenza di Mengoni, che in scena è molto elegante. Ragazzi, allora, io dico quello che penso. Io sono un giudice. Bene. Ecco, naturalmente conosco. Beh, lui ci ha messo tutto l'impegno possibile. Che voi fate, potete farlo fino a domani mattina. Io vi comporto così perché io sono onesto, sì. per quanto riguarda... Chi ha imitato? Ha imitato nessuno a questo punto. No, chi ha imitato? Marco? Mengoni. Ah, ora l'hai detto bene. Prima hai detto Mengoni. Ma perché? Ti sei preso rincoglionito, scusa. No, avevi detto Mengoni. Perché tu la C, quello lì mi deve perdonare, Menco? Perché quello lì dico la D, la T, basta che mi capisci. Ah, Carlo. Sì, beh, uguale. Sì, andiamo da Loretta, Loretta. Dissento assolutamente da quanto ha detto Cristiano Malgioglio. Faccio i complimenti per come tiene la scena, Ciro. Caro Ciro, te non soffri proprio, te l'ho detto proprio a Romana, te non soffri proprio il palcoscenico, ci stai proprio bene sul palcoscenico. Piace molto. Eri molto somigliante, mi piacevano i movimenti che hai fatto, ho trovato che in alcuni punti il vibrato che lui ha, che ce l'ha non alla fine, ce l'ha proprio così, no? L'hai beccato su qualche A, su qualche E, ma non sempre, però capisco che è difficile perché quella è una cosa, come dire, naturale per lui e per te è forzata. Però hai cantato bene, sei intonato, ti sei mosso bene, ci somigli anche, ma che vogliamo di più? Giorgio, sentiamo cosa... Sono d'accordo, vedo che fai la differenziata, vedo che... Allora, la dell'immondizia. No, era perché giustamente la no. La differenziata. È giusto. Però è vero, cioè io sono un fan di Ciro perché lo vedo che proprio interpreta, cioè gli piace anche interpretare non solo l'estensione vocale, ma anche l'interpretazione, la scena, si prepara bene. Complimenti. Grazie mille. Sono bravo. Ma proprio bravo. Ma metti la mano qua. Ma che stai facendo?
Anche è un modo di applaudire questo. Ho bisogno di sentire la carne morta io, quindi. Allora, devo dire una cosa. Cristiano, ma gliel'hai detta te questa cosa? Sì. Ehi, come ciao, Geisha. No, no, come fa a sapere la carne morta? Ma cosa, cosa vuol dire carne ma morta? Ma c'è la Geisha, che carina. No, perché essendo allora? Figlia allora, della Argento, dire, esatto, sentiamo Asia. Gabibbo, fammi parlare un attimo. Gabibbo! Senti. Oh, tale quale, dai. Allora, devo dire... Ma non mi fa ridere, mi spaventi, ti ho detto. No, allora, fai venire molta ansia. Mi arrapa questa cosa, mi piace moltissimo. Bene, okay. E quindi mengonami, ti prego. Va bene, ma accomodati pure, accomodati pure.